Dolci tradizionali, vini autoctoni e bollicine rigorosamente made in Abruzzo. Questo è il menù della seconda giornata del Vinitaly di Verona, che ha visto ancora una volta grande protagonista lo stand regionale nel padiglione 12. L'Associazione Nazionale delle Donne del Vino ha animato lo spazio istituzionale della Regione Abruzzo con l'iniziativa Dulcis in Fundo e Oltre, a cui hanno partecipato esperti come il giornalista Mauro Giacomo Bertolli di Food 24, Il Sole 24 Ore, e il presidente della Confederazione Nazionale Pasticceri, Federico Ancellotti. L'incontro è stato un vero e proprio viaggio nella migliore tradizione dolciaria abruzzese, abbinata a vini come il cotto, il passito e il muffato, seguendo il criterio tecnico di abbinamento per concordanza, cioè i dolci con i vini dolci, ma anche per tradizione, come gli accostamenti a spumanti e con il cerasuolo e il Montepulciano d'Abruzzo DOC. Avete una tradizione molto importante sia dal punto vitivinicolo ma anche dal punto dei dolci, per cui è sicuramente una cosa molto intelligente cercare di proporre le due cose insieme per spingere ancora di più quello che è la tradizione e la tipicità. A questo aggiungiamo che l'evento è stato organizzato dalle Donne del Vino Abruzzesi, che è un'associazione sempre più vitale, pimpante e aggressiva nel senso positivo, che si fa notare ed è presente con eventi, quindi una somma di cose positive. Abbiamo fatto un evento, una degustazione un po' particolare perché diciamo che le regole prevederebbero di abbinare i dolci esclusivamente con vini dolci di varie tipologie. Questa volta abbiamo dovuto essere un pochino anarchici e rivoluzionari, per cui abbiamo provato a inserire dentro anche vini di tipologie diverse, per cui sia degli spumanti che dei tradizionali Montepulciano, ovviamente andando in contrapposizione appunto alle regole della scuola, però alla fine quello che conta è quello che piace alla gente. Questo percorso nasce dalla riscoperta della tradizione. L'Abruzzo ha la possibilità oggi di riscattarsi di tanti anni di vergogna delle proprie tradizioni, sia sotto l'aspetto dolciario che sotto l'aspetto vitivinicolo. È stato un abbinamento promosso dalle Donne del Vino, dove ho piacevolmente partecipato. E ci siamo divertiti a abbinare le tipicità dell'Abruzzo ai tanti vini, non solo dolci ma anche secchi, addirittura rossi. Ma dall'Abruzzo è partita anche la sfida per la conquista del mercato delle bollicine. Nell'area degustazione il Consorzio di Tutela dei Vini Abruzzesi ha presentato 28 etichette di vitigni tipici Cococciola, Pecorino e Passerina, che potrebbero portare a termine questa missione perché, secondo gli esperti, hanno caratteristiche simili ai più blasonati champagne. Dunque un progetto ambizioso ma possibile, considerato anche il segno positivo nelle vendite dei vitigni autoctoni nel 2015, più 34,2% per la Passerina marchigiana, più 22,2% per il Valpolicella Ripasso del Veneto e più 19,9% per il Pecorino d'Abruzzo e delle Marche. Un'opportunità per le nostre cantine, alcune hanno già in maniera molto positiva iniziato questo percorso. Su questo settore ci puntiamo con determinazione grazie all'apporto determinanti dei nostri imprenditori vitivinicoli. Le opportunità ci sono, vanno sfruttate, il Pecorino mi sembra che abbia delle ottime potenzialità per poter attirare il gusto dei nuovi giovani, cioè di quelli che si avvicinano al vino. Poi la tradizionalità dello Chardonnay e del Pinot Nero, insomma, avrà un pochino più di difficoltà ad essere partecipe, secondo me, nell'essere presente nel gusto internazionale, perché la competizione è tanta. Sì, una batteria di 28 spumanti abruzzesi, metodo classico e metodo Charmat, che spaziano dai vitigni tipici e quelli internazionali. I vitigni tipici usati per la spumantizzazione sono Cococciola, Passerina e Pecorino, e devo dire che su quest'ultimo c'è un grande interesse. Vini complessi, minerali, che danno degli spumanti molto profondi e molto simili agli champagne. Tanti poi i personaggi che si aggirano tra gli stand dei produttori abruzzesi nel padiglione 12, tra questi l'ex capitano azzurro dell'Ital Volley e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene, Alberto Cisolla, che lo scorso anno ha scritto pagine importanti della storia dell'Impavida Ortona, un territorio, quell'ortonese delle colline teatine, da sempre votato alla produzione vinicola, che proprio Cisolla ha avuto modo di degustare e della quale conserva un ottimo ricordo da appassionato qual è.
latte, sì, ho avuto la fortuna di passare una bellissima stagione l'anno scorso con l'Impavida ad Ortona, dove mi sono trovato molto bene, e da appassionato di vino i miei suoceri, insomma di famiglia, abbiamo un ristorante qui sul lago di Garda, quindi ho anche una passione, e giocare lì l'anno scorso un po' con l'amicizia di alcuni sponsor della squadra, ho avuto la possibilità di girare un sacco di cantine e devo dire che me la sono goduta, è un territorio bellissimo, pieno di eccellenze, etichette fantastiche del mondo enologico, quindi è stata una fortuna. La domanda è d'obbligo: che vino abruzzese preferisci? Ma l'anno scorso ho praticamente degustato un po' tutti in Montepulciano, ho una passione per il Trebbiano, insomma ci sono, faccio poche distinzioni, a seconda dei momenti riesco sempre a trovare il vino giusto. Il Vinitaly? Ma il Vinitaly ce l'ho qui vicino a casa, è una manifestazione italiana importantissima, quando riesco ci vengo più che volentieri, insomma hai la possibilità di vedere riunite in un posto le eccellenze del vino italiano e mi sembra stupido non venirci da appassionato.